Ciao a tutti e bentornati alla Baita. Finalmente sono riuscito a trovare un sistema per realizzare le spire della dimensione, del diametro che mi interessa. Il sistema in realtà è molto semplice. Adesso ho fatto delle prove col tubo che aveva già delle strozzature, quindi ho ottenuto un risultato non ottimale, ma comunque ho capito il sistema. Ora taglierò la parte di tubo eccessivamente strozzata che non si può recuperare. Ho sacrificato una piccola parte di questo tubo, comunque è ancora assolutamente utilizzabile. Adesso andiamo a vedere come ho fatto. Ho utilizzato il cavalletto e un tronco. Affiliamo il tubo a rame. Ovviamente allunghiamolo un po' perché sennò non ce la farò mai. Ok, allora. Una volta steso un pochino il tubo, iniziamo a piegarlo contro il tronco. Con molta pazienza. Le strozzature, nel limite del possibile, si evitano cercando di far pressione appena all'inizio della curva e non qua. Qua strozza, se io lo faccio qui riesco ad accompagnare il tubo sul tronco senza strozzarlo.
Allora, questo è quello che ho pensato per efficientare tutto il sistema di riscaldamento con la serpentina dell'acqua. Quindi serpentina all'interno della bombola, ho già fatto una verifica con questo sistema e si raggiungono temperature maggiori. Ho fatto anche questa ulteriore modifica, questo cappellotto praticamente che si metterà qua sopra. Adesso bisogna trovare il punto in cui va preciso, comunque praticamente utilizzando tutti i materiali di recupero avevo ancora due pezzi di canna fumaria. Praticamente sotto ci sono delle prese d'aria, l'aria entra dentro, si inseriranno i pezzetti di legno direttamente dalla canna fumaria e niente, questo sistema dovrebbe creare ancora un funzionamento migliore e consentire un riscaldamento migliore dell'acqua. Adesso faremo un altro ulteriore test, dopodiché passerò al rivestimento della vasca e cercando di isolare un pochino per evitare dispersioni in modo che non si raffreddi troppo l'acqua. Ora vedremo se riusciremo ad avere acqua più calda con questo sistema, credo di sì, la fiamma ovviamente, vedete, ho appena acceso, ma comunque la fiamma è molto forte e diretta. Intanto già che ci sono mi preparo anche le castagne. Allora, il sistema funziona meglio di quello che avevo testato prima. Adesso andiamo a tirare fuori l'orologio dalla vasca perché questo termometro mi segna 42 gradi, però il mio orologio è più preciso. Al momento mi segna 36 gradi. Si possono raggiungere sicuramente temperature maggiori utilizzando un soffiatore elettrico. La fiamma diventa veramente fortissima e l'acqua esce fuori fumante, molto 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 calda. Quindi curando bene il fuoco si possono raggiungere temperature sicuramente di 40-45 gradi utilizzando meno legna rispetto al sistema che avevo testato prima, un sistema molto più redditizio. Bene, oggi non faccio il bagno perché vado un po' di fretta. Comunque la prossima volta lo vedrete in funzione, si spera, con la vasca completa e con una bella vasca piena di acqua fumante. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, alla prossima.